questo è da sempre storicamente un campo molto difficile, vuoi per il calore del pubblico, vuoi perché questa è una trasferta comunque complicata, vuoi per il valore della squadra, una squadra che adesso era in netta crescita e venivano 4 vittorie consecutive. Noi venivamo da una buona vittoria, una sconfitta a fil di cotone con Scafati, avevamo giocatori con problemi fisici, una settimana dove praticamente non ci siamo allenati, per cui eravamo assolutamente preoccupati di tornare a casa con una vittoria, adesso al di là dello scarto finale che conta poco, tornare a casa con una vittoria per il nostro morale, per la classifica è sicuramente una cosa importantissima che ci dà fiducia, non ci deve distrarre, perché Rieti nell'esempio, un mese e mezzo fa Rieti era in fondo alla classifica, adesso Rieti è una squadra che a tutti gli effetti gioca per entrare nei playoff in maniera importante, per cui questo dimostra che il nostro è un campionato equilibratissimo, dove non ci sono squadre che ammazzano le altre, dove nessuno parte sconfitto e basta pochissimo per passare dalle stelle alle stelle. Quando mi hanno fischiato il fallo tecnico ho pensato meno male, cioè non meno male perché gli erano fischiato, meno male perché era fatto il quarto fallo, se vogliamo andare a vedere, però subito dopo il successivo è stato Mosley che tocca la palla a Gigli e gli fischia un secondo, terzo fallo che ho dovuto toglierlo, logico che è diverso perché Olajuwon in quel momento veniva completamente chiamato fuori dalla partita e questa per Rieti è un'assenza penso importantissima, è innegabilmente il giocatore che sta cambiando la stagione di Rieti ed è un rebus per la difesa, no? Perché mette la palla per terra, attacca, energia, è un giocatore comunque di grandissima quantità. Sì, mi piace, io cerco di essere sempre molto, spero, oggettivo, se le interessa la cosa che ho detto all'arbitro all'intervallo è stata: guardate che quel fischio su Olajuwon e il fischio successivo subito a Mosley, secondo me vi ha complicato molto la partita, perché diventava poi una situazione in cui se vai a fischiare quel genere di contatto, quel genere di reazione, dopo vale tutto, no? Dopo vale assolutamente tutto. Questa è stata la mia visione. Se devo dire sinceramente da allenatore, da tifoso di Legnano, io su quel fischio ho detto, dentro di me ho pensato, meno male, ma l'abbiamo pensato tutta la mia squadra, subito i miei due assistenti, quarto fallo di, cioè eravamo, è logico, come se fosse successo a Mosley dall'altra parte, no? Tutti avrebbero detto, cazzo, quarto fallo di Mosley, mancano 25 minuti, quando un giocatore è così un fattore a livello fisico, è logico che sposta tanto, cioè, io credo che entrambi abbiano una grandissima importanza per la propria squadra, perché poi dipende come tu fai la squadra, voglio dire, questo è il punto, per dare l'idea di quanto noi temevamo la super, su tutte le chiamate di post bassa andavamo a zona, non volevamo spendere falli, non volevamo farlo entrare in ritmo, farlo andare in fiducia. Per cui le dico, la partita era sicuramente preparata principalmente su Erst e Olajuwon e cercare di limitare il più possibile Tomasini, che è in un momento di grande fiducia al tiro e di grande confidenza. Noi abbiamo cercato di costruire una squadra fisica anche negli esterni, cioè Tomasini è un playmaker alto, Toscani è un giocatore di impatto fisico, premi fisici sono, visto che Martini ha giocato poco, ha un problema a un tallone. Toscano non ha giocato mercoledì al recupero con Scafati, è arrivato a questa partita senza, dalla partita di sabato con Casale Monferrato, che è stato il migliore in campo, a questa non ha fatto neanche un allenamento di pallacanestro, il nostro mantenere, perché aveva un problema agli adduttori. Non piango, nel senso che questi problemi li abbiamo noi, li hanno le altre squadre, ogni allenatore può venire qua a raccontare, ah ma io durante la settimana, logico che io devo tener conto in un percorso di 3 partite in 6 giorni e una trasferta di 600 km, logico che devo tener conto di tutto, lo stesso Mosley, ben sapete, non ha giocato le precedenti partite, sta recuperando l'infortunio, il motivo di andare a zona era perché non volevamo fargli spendere falle o energie continuamente, perché Olajuwon era un mal di testa da marcare dal punto di vista, perciò dico, noi abbiamo delle problematiche, ma sono convinto che se ne qua l'allenatore di Rieti ha altrettante problematiche come tutti gli allenatori di questo girone, perché ci alleniamo, perché viaggiamo, perché giochiamo e i giocatori volente o nolente si fanno male, hanno problemi di infortuni, di patologie fisiche più o meno importanti.